Amici sportivi appassionati di pallamano, le immagini vi giungono dalla palestra Caporale Maggiore Palumbo, nona giornata del campionato di massima serie di pallamano femminile. Di fronte la IOMI BDO Salerno e la Casalgrande Padana. Si ritorna in campo dopo la sosta per la nazionale nell'ottavo turno, prima appunto della sosta per gli impegni della formazione azzurra. La IOMI è stata sconfitta al Pala San Giacomo dal Indeco Conversano, una sconfitta che è costata il primato e l'imbattibilità alla formazione guidata in panchina da coach Neven Rupez. Dall'altro lato c'è la Casalgrande Padana guidata da coach Lassauri, che nell'ottava giornata prima della sosta per l'impegno della nazionale azzurra ha superato già le mura amiche del Palacheope e l'Ariosto Ferrara al termine di un match combattuto con il risultato di 26-22. La IOMI, prima di passare alla lettura delle formazioni, ricordiamo che dovrà fare a meno di Ilaria Dalla Costa, operata lo scorso lunedì dopo l'infortunio patito con la nazionale contro l'Olanda ad Eindhoven. Auguri di pronta guarigione alla numero 4 della IOMI Salerno. Passiamo ora alla lettura delle formazioni con la IOMI che manda in campo il numero 1 Elisa Ferrari, il 2 Rita Trombetta, il 3 Carmela Stellato, il 6 Erika De Summa, il 9 il capitano Antonella Coppola, il 10 Sulechi Gomez Hernandez, l'11 Vittoria Romeo, 12 Monica Pruster, 18 Pina Napoletano, 23 Giulia Fabbo, 24 Siria Lauretti Matos, 25 Laura Casale, 33 Valentina Landri. Dall'altra parte risponde la Casalgrande con Lamberti, maglia numero 1, numero 3 maglia per Miriam Raccuglia, numero 5 Nicole Giombetti, numero 10 Ilenia Fornaretto. Intanto il gol, primo gol di Siriel Lauretti Matos per la formazione salernitana, 1-0. Dicevamo numero 10 Ilenia Furlanetto, numero 11 Dallari, 12 Savoca, 13 Pranzo, 14 Artoni, 15 Rivi, 16 Lorena Bassi, 18 Alessia Artoni, 21 Greta Bernabei, 37 Laura Bertolani. Intanto c'è un fallo e il fischio perché si sta giocando qui sul 40x20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo. In attacco c'è la Casalgrande Padana, però sfera persa e riparte la IOMI con Valentina Landri. Il servizio per Pina Napoletano che la mette in fondo al sacco. Rete anche per Pina Napoletano, 2-0. Ricordiamo che la IOMI è chiamata a risalire la china, a rialzare la testa dopo la sconfitta del Pala San Giacomo contro il Conversano dello scorso turno di campionato. Sconfitta che è costata primato ed imbattibilità. Intanto dall'altra parte ci prova la numero 11 che è Giulia Dallari, che subisce anche un fallo. Arriva quindi il fischio dei direttori di gara che sono Cardone e Cardone, 7 metri. Dalla linea dei 7 metri per la Casalgrande c'è la numero 10 Ilenia Furlanetto contro Monica Pruster. La rete di Furlanetto che accorcia 2-1. Riparto dalla IOMI con Gomez, Landri, Pina Napoletano, rete di Pina Napoletano. Cambia ancora il punteggio quando sono trascorsi 3 minuti del primo tempo, 3-1 per la IOMI qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Casalgrande, che ora manovra con Giulia Dallari. Giulia Dallari fermata con un fallo da Laura Casale, fischio degli arbitri, 9 metri. Nicole Giombetti, giro palla per la formazione di coach Lassoli. Giulia Dallari ancora, si butta nello spazio, serve
Poi un'infrazione, un fischio sul numero 3 Miriam Raccuglia, cartellino giallo per Lauretti Matos, 9 metri per la Casalgrande di coach Lassoli, che manovra ora con Furlanetto che si butta nello spazio, serve sull'ala Simone Artoni, poi l'errore, riparte in contropiede Lauretti Matos, Casale tutta sola, Casale però para Lorena Bassi, riparte ora Casalgrande con Furlanetto, infrazione di Bassi, fallo in attacco, riparte in contropiede Vicky Romeo, rete di Vicky Romeo in contropiede per la Iomi Salerno, e coach Lassoli corre subito ai ripari chiamando il time out. Ha visto in difficoltà la sua formazione il tecnico della Casalgrande Padana ed è corso subito ai ripari chiamando il minuto di sospensione. Ritorna nuovamente sul 40 per 20 per riprendere il gioco, Casalgrande in possesso con la numero 11 Giulia Dallari che gira la palla per Ilenia Furlanetto, giro palla della formazione in maglia rossa, la numero 3 Miriam Raccuglia, serve Furlanetto, poi il passaggio nello spazio per Alessia Artoni, fermata con un fallo, 9 metri, Furlanetto ancora lo scarico per una compagna, l'errore, Brusser può far ripartire in velocità Valentina Landri, il fischio in attacco, cartellino giallo per Furlanetto, possesso Iomi. Gomez, Vicky Romeo, Valentina Landri, giro palla dell'Iomi, Pina Napoletano, Laura Casale e Lauretti Matos che scambiano, Vicky Romeo, Valentina Landri per Pina Napoletano sull'ala, la conclusione alla rete di Pina Napoletano. Ora siamo già dall'altra parte con Furlanetto per la Casalgrande che serve Dallari, fermata con un fallo, 9 metri. Alessia Artoni, serve Furlanetto, poi Giulia Dallari, giro palla per la Casalgrande Padana. Ancora giro palla con Miriam Raccuglia, poi Dallari, ancora la numero 5 Nicole Giambetti, la conclusione è fuori, riporte l'Iomi con Pina Napoletano che viene anticipata, un po' di confusione, la sfera però è stata assegnata all'Iomi, rimessa dalla linea laterale, intanto si può riprendere a giocare con Valentina Landri, Gomez, ancora Landri, si butta nello spazio, serve il capitano Coppola, la rete del capitano Antonella Coppola, cambia ancora il punteggio 6-1 dopo 7 minuti di gioco. Cambio già ai palli ordinato da coach Lassoli, che manda in campo Marta Savoca al posto di Lorena Bassi. Intanto Furlanetto manovra per la Casalgrande, giro palla, ancora Furlanetto, poi Furlanetto, serve la numero 11 Giulia Dallari che subisce un fallo, ancora un fallo, ancora un 9 metri. Alessia Artoni, serve Furlanetto che si alza, la conclusione, la rete di Ilenia Furlanetto,
rete numero 2 per Casalgrande. Parte ora la Iomi con Gomez per Valentina Landri, che si butta nello spazio e realizza Valentina Landri. Ancora un gol per la formazione di coach Rupez. 7-2 il punteggio per la Iomi dopo 8 minuti del primo tempo. Tanto manovra Casalgrande Padana con Furlanetto, poi Dallari, l'accuglia, Furlanetto si alza, la conclusione, la rete di Ilenia Furlanetto, terza rete di squadra e terza rete personale per la numero 10 della formazione della Casalgrande Padana, che ora recupera la sfera, prova la conclusione, un lancio lungo, Prusser c'è, quindi riparte la Iomi con Valentina Landri. Gomez, Lauretti Matos, Pina Napoletano in possesso di palla, rallenta un po' il ritmo la Iomi, Vicky Romeo, Landri, Gomez si alza, tira, ma termina alta la sua conclusione, quindi rimessa per la numero 12 Marta Savoca della formazione della Casalgrande Padana, che ora può attaccare con la numero 3 che è Miriam Raccuglia. Raccuglia ancora nello spazio, poi viene fermata con un fallo, quindi 9 metri. La numero 21 Greta Bernabei serve Giulia Dallari, poi Raccuglia ancora, Furlanetto, giro palla della Casalgrande Padana. Dallari trova lo spazio, si butta, subisce il fallo, il fischio degli arbitri, cartone, coppia arbitrale, quindi 7 metri dalla linea di battuta. La numero 10 Furlanetto contro Monica Prusser, parte Furlanetto, rete ancora di Ilenia Furlanetto. Riparte ora la Iomi con Gomez, lo spazio, il fallo, il giallo per la numero 3 Miriam Raccuglia. 9 metri, Gomez, Landri, Lauretti Matos, Pina Napoletano, giro palla della Iomi, poi Lauretti Matos, serve Vicky Romeo che serve Coppola nello spazio e la rete del capitano Antonella Coppola. 8-4 il punteggio quando sono trascorsi 10 minuti del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, tra la Iomi e la Casalgrande Padana. Formazione ospite che ora può attaccare con Miriam Raccuglia, poi Giulia Dallari, Ilenia Furlanetto, Corea Dallari, il fischio degli arbitri, il 9 metri. Ancora Dallari, perde la sfera, recupera Prusser che fa ripartire Gomez per poi Landri. Landri vede ancora Pina Napoletano, il fallo non fischiato dagli arbitri, poi fischiato il fallo invece dall'altro lato, può ripartire Furlanetto per la Casalgrande. Furlanetto serve la numero 14 Simona Artoni, che realizza il gol. Rete numero 5 per la formazione ospite e cartellino giallo per Vicky Romeo. 8-5. Tanto Iomi di nuovo in attacco con Valentina Landri, Lauretti Matos, poi ancora il giro palla, marcatura su poi Pina Napoletano dall'ala, colpisce il palo e poi l'erroraccio di Bassi e la rete numero 9 per la formazione di casa sull'errore di Lorena Bassi, che aveva in primo momento respinto la conclusione, che però poi è rimballata sul palo ed è finita in porta.
quindi ora Casagrande manovra con Furlanetto, poi Artoni subisce un fallo, la numero 14 Simona Artoni, fallo commesso da Valentina Landri che becca anche il cartellino giallo. Ancora possesso Casalgrande con la rete realizzata da Miram Racuglia, numero 3, rete di Racuglia. Intanto dall'altra parte Napoletano la mette ancora in fondo al sacco. Dall'altra parte formazione ospite che manovra con Furlanetto, Artoni, Simona, Dallari, giro palla ancora per la formazione di coach Lassoli con Dallari, Furlanetto, lo scarico e la conclusione sbagliata dalla numero 11, poi recupera la sfera Pira Napoletano, riparte l'Iomi con Gomez, poi ancora Napoletano, Valentina Landri, Vicky Romeo, Capitan Coppola, Pina Napoletano, giro palla della formazione di casa dell'Iomi, Vicky Romeo, Valentina Landri per Capitan Coppola che si gira e la mette ancora in fondo al sacco. Cambia ancora il punteggio dopo un quarto d'ora qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, 11-6 per l'Iomi contro la Casalgrande Padana. E ora può attaccare con Dallari, poi la numero 3 Racuglia, Furlanetto, servizio sbagliato e ancora riparte l'Iomi con Gomez che serve Vicky Romeo in contropiede, il fallo netto e la rete di Vicky Romeo. Ancora la rete per la formazione di casa di coach Rupez. Casalgrande intanto può ripartire con la numero 13 che è già da ora in campo, Desider Pranzo. Miriam Racuglia, ancora Pranzo, Bernabei, poi la numero 3, un po' di pasticcio, perde la sfera ancora e riparte il contropiede Laura Casale, Laura Casale, la conclusione, la rete di Laura Casale. Ancora un gol. Tanto riparte Casalgrande con Miriam Racuglia, poi Barnabei e Pranzo che scambiano con Dallari. Ancora Barnabei, Dallari, Deside Pranzo in possesso di sfera, serve Dallari che però viene fermata, si libera però della sfera, poi la conclusione tentata dalla numero 14 Simona Artoni che si perde però alta sulla trasversale della porta difesa da Monica Brewster. Nulla di fatto, quindi riparte la Iomi, possesso Iomi con Capitan Coppola che scambia con Valentina Landri, Gomez, giro palla ora. Tanto ora in campo anche Rita Trombetta con la maglia numero 2 per la formazione di casa. Giro palla con Gomez, Valentina Landri, Rita Trombetta, poi Gomez, Gomez per la rete di Lauretti Matos. Ancora un cambio nelle fila della formazione salernitana, ma intanto coach Lassoli vede nuovamente in difficoltà la sua formazione, chiama ancora time out sul risultato di 14-6 quando mancano 13 minuti e 55 secondi alla fine del primo tempo. Thank you.
guardie che tornano nuovamente sul 40x20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo. Intanto Casalgrande che può manovrare con Furlanetto. Dallari, Furlanetto ancora, giro palla, Furlanetto prova la conclusione ma viene fermata, il servizio per Miriam D'Acuglia, ancora Furlanetto che prova un varco, poi sull'ala il servizio per Miriam D'Acuglia. Recupera la palla l'Aiomi ma c'è il fischio degli arbitri e quindi il 9 metri. Ancora possesso Casalgrande con Dallari che si butta nello spazio, prova la conclusione che però termina fuori, colpisce in verità prima il palo della porta difesa da Prusser e poi termina al lato, quindi possesso Iomi con Lauretti Matos, Pina Napoletano, Valentina Landri, Rita Trombetta, giro palla, poi servizio per Coppola. Il fallo subito dal capitano e quindi il fischio della coppia arbitrale, il 7 metri per l'Aiomi. Dalla linea di battuta c'è Sulechi Gomez, colcio Lorena Bassi, parte Gomez, la rete di Sulechi Gomez. Ancora ora Casalgrande in possesso palla con Furlanetto, poi Simone Artoni, giro palla per la formazione ospite in maglia rossa. Ancora Miriam D'Acuglia per Dallari, poi Furlanetto, la conclusione, Brusser c'è, quindi fa ripartire in contropiede Rita Trombetta, la conclusione, la rete di Rita Trombetta. Cambia ancora il punteggio, 16-6 qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra l'Aiomi Salerno e la Casalgrande Padana quando mancano 11 minuti alla fine del primo tempo. Intanto ora c'è la conclusione di Dallari che viene però murata però con un fallo, quindi 9 metri per ancora possesso Casalgrande. Con Furlanetto, Dallari, D'Acuglia, ancora Miriam D'Acuglia, la conclusione, il palo e poi Prusser in qualche modo riesce ad evitare, a sventare la minaccia, far ripartire quindi Valentina Landri che si butta nello spazio, Bassi però c'è, le dice di no, Lorena Bassi compie un ottimo intervento e dice di no a Valentina Landri. Riparte ora dall'altro lato la formazione ospite con Furlanetto che la mette in fondo al sacco, quinta rete personale di Ilenia Furlanetto e rete numero 7 per la Casalgrande. Possesso ora per l'Aiomi con Sulechi Gomez, per Lauretti Matos, Pina Napoletano, giro palla per Valentina Landri, Gomez marcata a vista, poi Pina Napoletano, Lauretti Matos trova il varco, prova la conclusione, subisce il fallo, fischio degli arbitri e 7 metri ancora una volta in favore dell'Aiomi, fallo commesso da Ilenia Furlanetto. Dalla linea di battuta c'è Sule Gomez, concio ancora una volta contro Lorena Bassi, parte Gomez, realizza dai 7 metri. Ancora un gol, 17-7, intanto siamo già dall'altro lato con il possesso per la Casalgrande con Giulia Dallari, Ilenia Furlanetto, giro palla della formazione di coach Lassoli con Miriam D'Acuglia e Nicole Giambetti che scambiano, poi Furlanetto, palla persa, poi recuperata, persa ancora una volta ma con un fallo e quindi il fischio degli arbitri, il 9 metri, possesso ancora per Casalgrande con la numero 18 Alessia Artoni che serve Furlanetto, poi giro palla per la formazione ospite, Furlanetto, serve ancora Dallari, Furlanetto,
servizio, palla persa ancora dalla formazione ospite, riparte in contropiede Laura Casale, poi Siriel Lauretti Matos, poi recupera ancora Coppola, la conclusione, ancora la parata di Lorena Bassi. Si salva questa volta Casalgrande con l'intervento del portiere numero 16 Lorena Bassi, e può ripartire con la numero 14 Simone Artoni, poi Giulia Dallari e Desire Pranzo che scambiano la sfera, giro palla Miriam Raccuglia per Casalgrande, ancora Dallari, la conclusione parata da Prüster, poi Gomez per Monica Prüster, ancora riparte l'Iomi con Lauretti Matos, ancora il servizio per Coppola che si gira, ancora una parata di Lorena Bassi, ancora un ottimo intervento del portiere Bassi che fa ripartire la sua formazione, poi la conclusione della numero 3 Miriam Raccuglia, colpisce ancora una volta il palo e poi si perde sul fondo, quindi rimessa a Iomi con Valentina Lanti che scambia con Gomez, Lauretti Matos, ancora giro palla per Casale, Lauretti Matos si butta nello spazio, Lauretti Matos, la conclusione, la rete della numero 24 della formazione guidata da coach Rupez, 18-7 il punteggio. Tanto fuori Pranzo, dentro Bernabei per la formazione della Casalgrande Padana, che ora è in possesso di palla con la numero 14 Simone Artoni, giro palla per le ospiti, ancora Simone Artoni prova la conclusione, la rete della numero 14 Simone Artoni, ancora un gol del Casalgrande, poi un fallo in attacco fischiato alla Iomi, cambio di possesso, può ripartire la formazione della Casalgrande, poi il fallo di Rita Trombetta sulla numero 11 Giulia Dallari, ancora possesso Casalgrande, giro palla Bernabei, poi Miriam Raccuglia, il fischio degli arbitri, il fallo, il 9 metri. Ancora Giulia Dallari per la Casalgrande, serve la numero 3 Miriam Raccuglia, fermata ancora con un fallo, ancora un 9 metri, ancora Raccuglia che serve Dallari, la conclusione di Dallari, Prüster c'è, respinge la minaccia, quindi riparte l'Iomi con Gomez che serve Casale, Lauretti Matos si butta nello spazio, Lauretti Matos, la conclusione, il fallo, fischio degli arbitri, 7 metri, cambia ancora tra i pali della formazione di coach Lassoli, entra in campo con la numero 1 Melissa Lamberti che va contro Sulecki Gomez dai 7 metri, la conclusione, la rete di Sulecki Gomez. E ora nuovamente il cambio, di nuovo in porta Lorena Bassi, fuori Melissa Lamberti con la formazione ospite che può manovrare in attacco con la numero 37 Bertolani, giro palla della formazione della Casalgrande, poi la conclusione è la rete di Miriam Raccuglia, maglia numero 3. Ancora Salerno però dall'altro lato, ci prova Trombetta, ma Lorena Bassi ancora una volta con un grande intervento le dice di no. Possesso però ancora della Iomi Salerno che ci riprova con Laura Casale, poi Lauretti Matos si butta nello spazio, Lauretti Matos, la conclusione, la rete di Siriel Lauretti Matos, numero 24 della Iomi PDO Salerno, 20-9 il risultato qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, già la Iomi, PDO Salerno e Casalgrande Padana, che ora manovra Casalgrande con la numero 3 Miriam Raccuglia, poi ancora
Giro palla, non aggancia la sfera la giovane Laura Bertolani, quindi cambia di possesso. Ancora con Gomez, Laiomi, servizio per Valentina Landri, poi Rita Giambetta che scambia con Lauretti Matos, la conclusione, il fallo, fischio degli arbitri, 9 metri. Ancora Casale, infrazione, fischio, infrazione in attacco, fischiato a Laura Casale, può ripartire quindi Casalgrande con la numero 3 Miriam Raccuglia che serve la numero 36 Laura Bertolani, poi sull'ala Artoni che ci prova la numero 14 Simone Artoni, la sua conclusione però si perde al lato, quindi ancora possesso Iomi con Capitan Coppola, poi Rita Trombetta, giro palla Lauretti Matos, Pina Napoletano. E poi c'è il time out ordinato da coach Neven Rupez della formazione della Iomi. Formazioni che ritornano sul 40-20 della palestra caporale Maggiore Palumbo dopo il time out ordinato da coach Neven Rupez che ha tolto dal campo il portiere Monica Prusser per mandare in campo l'uomo in più di movimento con Erika De Summa, maglia numero 6, quindi 7 uomini di movimento in casa Iomi che ora può manovrare con Lauretti Matos si butta nello spazio, subisce il fallo, arriva il fischio degli arbitri, quindi 9 metri. Ancora giro palla della Iomi con Pina Napoletano, Valentina Landri, Rita Trombetta, viene fermato da Elenia Furlanetto il passaggio che però finisce fuori, quindi ancora possesso Iomi che è sotto passivo. Tanto Trombetta, la rete di Rita Trombetta per la Iomi, 21-9. Quando mancano 2 minuti e 16 secondi alla fine del primo tempo. Tanto Casagrande che manovra con Furlanetto, il servizio sporcato però da Coppola che fa ripartire la formazione dell'Iomi, Landri, Rita Trombetta ancora, Rita Trombetta, la conclusione, la rete della numero 2, Rita Trombetta per la formazione dell'Iomi, 22-9 il risultato qui alla palestra caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi Salerno e la Casalgrande Padana. Casalgrande che ora può manovrare con la numero 18 Alessia Artoni, poi la numero 3 Miriam Raccuglia, il servizio per Furlanetto ancora, poi la numero 14 Simona Artoni numero 14 realizza la rete numero 10 per la formazione ospite. Dall'altra parte però il fallo fischiato in attacco a Rita Trombetta, non c'è il gol, quindi riparte ancora Casalgrande, il fallo subito dalla numero 3 Miriam Raccuglia, quindi il 9 metri già battuto, Casalgrande che manovra con Furlanetto, Dallari, Raccuglia, giro palla numero 18 Alessia Artoni, poi Dallari,
ancora Racuglia, non ci passa di lì, il fallo di Lauretti Matos, il fischio degli arbitri, il 9 metri, ancora Casagrande in possesso con Furlanetto, il servizio per la numero 18 Alessia Artoni viene sporcato in rimessa laterale, quindi passivo per la formazione ospite, la conclusione poi di Miriam Racuglia e la parata di Monica Brewster. Si parte l'Iomi con Landry, Landry si butta nello spazio, la rete di Valentina Landry, ancora una rete per Valentina Landry, poi finisce il primo tempo 23-10 in favore della formazione guidata da coach Neven Rupez. A risentirci per i secondi 30 minuti di gioco. Ritorna in campo per il secondo tempo del match tra l'Iomi Salerno e Casagrande Padana, primo tempo che si è concluso sul 23-10 in favore di Capitan Coppola e compagne. Ora c'è però Casagrande in attacco con Dallari, poi Racuglia, Furlanetto, servizio provato per Nicole Giombetti, però la sfera finisce fuori, rimessa dalla linea laterale, Valentina Landry per Gomez, Vicky Romeo, ancora giro palla della formazione dell'Iomi con Landry ancora, poi Gomez, Lauretti Matos, Pina Napoletano, lo schema per Gomez, la parata di Marta Savoca, maglia numero 12, entrata in campo in questo secondo tempo al posto di Lorena Bassi, riparte quindi Casalgrande con la numero 3 Miriam Racuglia, il servizio, il fallo sulla numero 18 Alessia Artoni, 7 metri e 2 minuti per Gomez, anzi no, non è 7 metri, è un 9 metri. Un po' di confusione, poi 2 minuti per Gomez, 9 metri, quindi ancora possesso per la formazione della Casagrande Padana, che manovra con Giulia Dallari, Ilenia Furlanetto, l'errore, il fallo ancora su Dallari, 9 metri. Ancora la formazione ospite che ci prova con la numero 18 Alessia Artoni che viene fermata, poi il lancio millimetrico di Pina Napoletano, di Monica Brusser per Pina Napoletano, però c'è il fallo in attacco fischiato alla numero 18 della formazione di casa e poi la conclusione dall'altro lato provata da Greta Bernabei che colpisce il palo, possesso Iomi, Landry, la conclusione, la parata ancora di Marta Savoca, riparte quindi Casalgrande con Furlanetto, ancora un passaggio sbagliato, quindi palla persa, riparte Vicky Romeo, Vicky Romeo realizza il contropiede, ancora un gol per la formazione della Iomi PDO Salerno. Casalgrande ora riparte dall'altro lato con Dallari, Furlanetto, giro palla per la formazione guidata da coach Lassoli, poi prova a buttarsi nello spazio Giulia Dallari ma viene fermata con un fallo da Capitan Coppola, 9 metri, ancora quindi possesso per Casalgrande che ci prova e realizza con Miriam Racuglia, ancora una rete per Miriam Racuglia. Dall'altra parte ci prova Vicky Romeo ma non si fa sorprendere Marta Savoca, riparte in contropiede ora la formazione ospite con la numero 5 Nicole Giombetti, fermata con un fallo, 7 metri per Casalgrande, Furlanetto dalla linea di battuta contro Monica Brewster, parte Furlanetto, la rete di Ilenia Furlanetto, rete personale numero 6 per la numero 10 della Casalgrande Padana,
numero 12 per la formazione di coach Lassoli, 24-12 il punteggio. Possesso ora per l'Iomi con Trombetta, Lauretti Matos, Pina Napoletano, Valentina Landri, giro palla, ancora Valentina Landri, Lauretti Matos, il servizio per Pina Napoletano che si butta nello spazio, subisce un fallo. Iomi che è finita sotto passivo, quindi si alza il braccio degli arbitri. Deve concludere la Iomi che è sotto passivo, lo fa ora con Lauretti Matos che realizza il gol personale numero 5 e numero 25 per la Iomi dopo 5 minuti del secondo tempo. Tanto Casalgrande ci prova con Furlanetto che si alza e mette a segno la rete personale numero 7. Settima rete personale per Furlanetto, siamo già dall'altra parte, Trombetta ci prova ma sbaglia. Riparte quindi Casalgrande con Dallari, Furlanetto, fermata con un fallo, 9 metri, fallo commesso da Capitan Coppola. Ancora Furlanetto, si alza, prova la conclusione deviata, rimessa dalla linea d'angolo e possesso ancora per Casalgrande. Con la numero 5 Nicole Giombetti che serve alla numero 3 Miriam Racuglia, giro palla per la formazione di coach Lassoli, chiama lo schema Furlanetto, Dallari, Dallari si alza, la conclusione, la rete di Giulia Dallari, rete numero 14 per la formazione ospite. Intanto dall'altro lato Valentina Landri, palla persa per l'Iomi, riparte il fallo, il fischio in attacco, quindi riparte Casalgrande con la numero 5 Nicole Giombetti, Miriam Racuglia trova un servizio per la numero 21 Greta Bernabei, ma c'è il fischio degli arbitri, quindi 9 metri, ancora possesso Casalgrande con la numero 3 Miriam Racuglia. Dallari, poi Laura Bertolani, già da ora in campo, numero 37 della formazione della Casalgrande, poi ancora un servizio proprio per Bertolani che non aggancia, può ripartire l'Iomi con Prussel, il lancio lungo per Vicky Romeo, Vicky Romeo, la conclusione in contropiede, la rete, rete numero 26 per la Iomi, 26-14 dopo 7 minuti del secondo tempo tra la Iomi e Casalgrande. E ora manovra con la numero 18 Alessia Artoni, Dallari, poi la numero 37 Bertolani, giro palla della formazione ospite con Dallari che serve ancora a Bertolani, palla persa, la recupera Valentina Langi che lancia lungo ancora per Vicky Romeo, Vicky Romeo, Vicky Romeo in contropiede ancora, realizza ancora un gol Vicky Romeo, ancora un gol in contropiede, 27-14 il punteggio. Casalgrande che ora può manovrare con la giovane Bertolani. Bertolani ancora in possesso di palla, si butta nello spazio, subisce un fallo, 9 metri, ancora la formazione della Casalgrande con Alessia Artoni, poi Dallari, Dallari si butta nel varco ma viene fermata con un fallo da Casale, 9 metri ancora, Casalgrande con Bertolani, manovra, poi Alessia Artoni, Bertolani, la conclusione alta, cambia il punteggio, Brussel fa ripartire Landri per l'Iomi, poi Lauretti Matos, Rita Trombetta, ancora Pina Napoletano, giro palla, Valentina Landri per l'Iomi, Lauretti Matos, ancora Landri, Lauretti Matos si butta nello spazio, si alza, tira e segna
il gol personale numero 6 e numero 28 per l'Iomi. Ancora ora Casagrande dall'altro lato con Desire Pranzo e Alessi Artoni che scambiano. Poi ancora Artoni si butta nello spazio, fallo fischiato sulla numero 14, Simone Artoni, quindi 9 metri. C'è Desire Pranzo ora in possesso di palla che serve Nicole Giombetti, maglia numero 5 che subisce anche un fallo, quindi il fischio degli arbitri, Cardone, 9 metri. Ancora la conclusione murata del Casagrande, ci riprova ancora ora la numero 5 Nico Giombetti, flusser c'è, poi il fallo in attacco e quindi possesso Iomi che riparte con Rita Giombetta si alza e realizza il gol numero 28 per l'Iomi, 28-14 dopo 10 minuti di gioco del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Si prova ora la formazione ospite, ma Prusser c'è, riparte quindi Lauretti Matos per Valentina Landri in velocità, Valentina Landri subisce il fallo, fischio degli arbitri, poi cartellino in arrivo per coach Lassoli, reo di aver protestato. Secondo la coppia arbitrale composta dai signori Cardone e Cardone, quindi 9 metri per la Iomi che può manovrare con Rita Trombetta, Lauretti Matos, Valentina Landri, lo scarico per Capitan Coppola, poi ancora Trombetta, ancora un gol numero 5 personale di Rita Trombetta e numero 30 per la formazione di casa guidata da coach Neven Rupez. 30-14 il punteggio. Possesso da Casagrande con la numero 3 Miriam Raccuglia, poi la numero 13 Desire Pranzo, Dall'Ari prova la conclusione, subisce anche un fallo, 9 metri, fallo commesso da Rita Trombetta. Riparte ora Casagrande con la numero 3 Miriam Raccuglia, poi Dall'Ari, Desire Pranzo, passivo, si alza il braccio degli arbitri, prova la conclusione, la sbaglia la numero 3 Miriam Raccuglia. Intanto in porta per l'Iomi è entrata Elisa Ferrari al posto di Monica Brewster, della stessa Ferrari che lancia e fa ripartire l'Iomi che ora manovra con Valentina Landri. Giro palla Iomi con Lauretti Matos, Valentina Landri, Rita Giombetta, ancora giro palla per l'Iomi di coach Rupez, Capitan Coppola, ancora Landri, Lauretti Matos, non si passa di lì, bisogna ricominciare da Pina Napoletano, poi Valentina Landri ancora passivo, ancora si alza e tira e segna Pina Napoletano, quinta rete anche per Pina Napoletano, quinta rete personale, rete numero 31 per la formazione di casa guidata da coach Neven Rupez della Iomi PDO Salerno, 31-14 quando mancano 17 minuti alla fine del secondo tempo e quindi del match. Intanto c'è un fallo, il fischio degli arbitri, il 7 metri, alla linea dei 7 metri ci va la numero 11 Giulia Dall'Ari contro la numero 1 Elisa Ferrari, parte Dall'Ari, la conclusione alla rete di Giulia Dall'Ari, rete numero 15 per Casagrande. Intanto l'Iomi già dall'altra parte con Trombetta che realizza ancora un gol, il sesto personale e il 32esimo per l'Iomi. Nulla da fare per Melissa Lamberti, portiere del Casagrande Padana che ha preso il posto tra i pali di prima Bassi e poi Savoca. Intanto palla persa e possesso Iomi con Lauretti Matos che si alza, la conclusione, la rete ancora
di Siriel Lauretti Matos, rete personale numero 7 e gol numero 33 per la formazione di casa della Iomi. Intanto rientra sul parquet della palestra caporale Maggiore Palumbo, in porta per Casa Grande Marta Savoca, maglia numero 12. Casa Grande che ora manovra con la numero 3, poi Desiree Pranzo, la numero 3 era Miriam Raccuglia, fallo 9 metri, ancora Pranzo in possesso di palla, ancora per Raccuglia, Raccuglia per Pranzo, poi Nicole Giombetti, la conclusione, la parata di Ferrari, poi c'è un fallo e un 2 minuti, vediamo un po' per chi, fallo sulla numero 3 che rimane anche a terra, Miriam Raccuglia della Casa Grande, 2 minuti per, se non andiamo errati, Rita Trombetta della formazione della Iomi Salerno. Duro colpo quello subito dalla numero 3 Miriam Raccuglia, che rimane dolorante a terra. Gioco fermo quando mancano 15 minuti e 46 secondi alla fine del match qui alla palestra caporale Maggiore Palumbo, nona giornata del campionato di Serie A di pallamano femminile, nona giornata d'andata, lo ricordiamo. Il risultato qui è 33 a 15 in favore della formazione allenata da coach Never Rupez contro la Casa Grande Padana di coach Lassoli. Tanto viene portata fuori a spalle dalle compagne, tra gli applausi della palestra caporale Maggiore Palumbo, proprio la numero 3 Miriam Raccuglia, che ha subito un duro colpo. Dovrebbe riprendere ora a giocare. Ecco che si riparte. Tanto fuori Ferrari, dentro Gomez per l'uomo di movimento in più ordinato da coach Neven Rupez. Uomo in più di movimento per la formazione di casa. Gomez ha preso il posto di Ferrari, quindi non c'è il portiere ora in questo frangente in casa Iomi. Iomi che manovra con Gomez proprio. Poi Lauretti Matos, il servizio per Pina Napoletano dall'ala, la conclusione termina però a lato, quindi cambio di possesso, riparte Casa Grande con la numero 14 Simona Artoni, la conclusione della stessa numero 14 Artoni che finisce fuori. Tanto ancora una volta il cambio, entro Valentina Landri, fuori Elisa Ferrari per l'uomo di movimento in più in casa della Iomi Pedio Salerno, che ora è in possesso con Pina Napoletano. Rallenta un po' i ritmi la formazione di coach Rupez sul 33 a 15. Valentina Landri, Gomez, Pina Napoletano, si gira, la conclusione dall'ala, la parata di Marta Savoca, che dice di no a Pina Napoletano, quindi riparte Casa Grande con Giulia Dallari. Giulia Dallari, poi la numero 37 Laura Bertolani, Desiree Pranzo, poi la numero 5 Nicole Giombetti. Giro palla della formazione allenata da coach Yassin Lassoli. Servizio fermato in qualche modo, poi recupera però la sfera, la conclusione della numero 14 Simone Artoni, aveva recuperato in qualche modo la sfera a Casal Grande, ha provato la conclusione. Tanto rientra sul parquet Landri, gol in possesso di palla per la Iomi, che serve Gomez, poi scambia ancora con la compagna Lauretti Matos, giro palla, Capitan Coppola, Lauretti Matos perde la sfera, palla persa, riparte in contropiede la formazione ospite, la conclusione di Nicole Giombetti, ma c'è il fallo commesso da Valentina Landri, che si becca anche il 2 minuti. Duro fallo di Valentina Landri su Nicole Giombetti, lanciata in volata in contropiede verso la porta difesa da Elisa Ferrari.
2 minuti per lei e 7 metri per Casalgrande. Dalla linea di battuta c'è Giulia Dallari contro Elisa Ferrari, parte la conclusione che però finisce alta, sbaglia la numero 11, non cambia nulla, quindi 33 a 15 il punteggio. Intanto fuori nuovamente Ferrari, dentro Laura Casale per l'uomo di movimento in più ordinato da coach Neven Lupez. Iomi in possesso con Gomez, Casale, Michi Romeo, ancora Gomez recupera sull'errore della compagna e fa ripartire Casale, Casale per Lauretti Matos, la conclusione alta sulla traversa, quindi può ripartire di nuovo la formazione ospite della Casalgrande Padana con Bertolani, poi la conclusione, la rete della numero 11 Giulia Dallari, rete personale numero 3 per Giulia Dallari e numero 16 per la formazione ospite. Intanto nuovamente uomo in più di movimento per l'Iomi, Gomez ha preso il posto di Elisa Ferrari, quindi nuovamente senza portiere l'Iomi che manovra con Casale, poi Romeo perde il pallone ma subisce anche un fallo, quindi arriva il fischio, il 9 metri comandato dalla coppia arbitrale Cardone-Cardone. Casale si butta nello spazio, prova il servizio per Pina Napoletano, c'è un fischio ancora degli arbitri, ancora un 9 metri, possesso ancora dell'Iomi con Lauretti Matos che si alza, serve Coppola che si gira, prova la conclusione ma Savoca c'è, fa ripartire nuovamente la formazione ospite con la numero 37 Laura Bertolani, rete per la giovane Bertolani della formazione della Casalgrande, prima rete personale per la numero 37 Bertolani e rete numero 17 per Casalgrande. Ora siamo già dall'altra parte, ci prova Rita Giombetta ma ancora una volta Marta Savoca le dice di no, ancora un intervento di Marta Savoca che fa ripartire la formazione ospite che realizza ancora un gol con Simona Artoni, numero 14, siamo già dall'altra parte, ci prova ora Casale che subisce anche un fallo, fischio degli arbitri è 9 metri, 33 a 18 quando siamo al ventesimo del secondo tempo. Dalla Iomi e la Casalgrande, Iomi in possesso con Rita Trombetta che scambia con Gomez, giro palla, Lauretti Matos, Casale, ancora Gomez, Casale ancora, servizio per Gomez, poi lo scarico per Lauretti Matos che si alza, la conclusione ancora parata da Savoca, poi infrazione in attacco e cambio di possesso, riparte Giombetti per la formazione ospite, poi Dallari, giro palla delle ospiti della Casalgrande Padana, servizio fermato, intendeva servire Simone Artoni, ancora però possesso Casalgrande con Laura Bertolani, Desiree Franzo, Bertolani ancora, Giulia Dallari, rialza il braccio degli arbitri, passivo per la compagine ospite di coach Lassoli, si alza il braccio della coppia arbitrale, intanto sotto passivo la formazione della Casalgrande che ci prova con Bertolani che però viene fermata, riparte quindi in contropiede Pina Napoletano magicamente servita da Elisa Ferrari e Pina Napoletano non sbaglia e realizza il gol numero 34 per la sua squadra, 34 a 18 qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi Salerno e la Casalgrande Padana, che ora è in possesso con Dallari, poi Bertolani, Desiree Pranzo, Giombetti, ancora Desiree Pranzo, ancora Bertolani, il fallo sulla numero 37 della Casalgrande, giro palla per la formazione ospite della Casalgrande che ci prova con Nicole Giombetti, poi Dallari, ancora Bertolani, ancora un fallo, ancora un 9 metri,
ancora si prova Dall'Ari, la conclusione alta per Casalgrande. Riparte quindi Laiomi con Gomez, poi l'errore, palla persa da Rita Trombetta che non aggancia il servizio della compagna. Riparte quindi la formazione ospite della Casalgrande con Giombetti, il servizio per Bertolani che scambia con Dall'Ari. Ancora Dall'Ari che recupera la sfera dopo averla persa nel primo momento. Giombetti, poi Bertolani ancora. Infrazione in attacco, cambio di possesso, contropiede per Capitan Coppola e Capitan Coppola non sbaglia. Quarta rete personale per il capitano, 35esima rete per Laiomi, 35-18. Quando mancano 7 minuti e 25 secondi alla fine del match, intanto ci prova Dall'Ari e realizza quarta rete personale per Giulia Dall'Ari della Casalgrande, rete numero 19. Poi Gomez dall'altra parte non perdona, quarta rete personale anche per Gomez e rete numero 36 per Laiomi. Siamo già dall'altro lato con Bertolani e Pranzo che scambiano, poi ancora Dall'Ari. Dall'Ari fermata fallosamente, 9 metri. Ancora Casalgrande in possesso con Pranzo. Desiree Pranzo per Giulia Dall'Ari. Nicole Giombetti. Poi ancora Bertolani. Fermata con un fallo, 9 metri. In campo c'è anche Alice Rivi, numero 15, in casa Casalgrande. Ricorda il gioco di parole. Intanto palla persa ma con un fallo subito da Dall'Ari, numero 11. Intanto si alza anche il braccio della coppia arbitrale, Casalgrande sotto passivo, deve tirare, lo fa con Bertolani ma la sua conclusione si perde alta. Quindi possesso ora per Laiomi, Valentina Landri, tanto cambi per Laiomi ordinati da coach Rupez. In campo le giovani Stellato e Fabbo, giovani prodotto del vivaio della formazione cara al presidente Mario Pisapia. Sono la numero 3 Carmela Stellato, la numero 23 Giulia Antonia Fabbo che sono state mandate in campo da coach Neven Rupez, mentre intanto coach Lazzoli corre anche ai ripari e chiama anche il time out. Quindi minuto di sospensione in campo, ricordiamo ancora coach Rupez ha mandato due giovanissime del vivaio. C'è anche l'ingresso ora di De Somma, numero 6, quindi in campo c'è tanto vivaio della Iomi Salerno, Stellato, Fabbo e anche Erika De Somma. Intanto si riprende il gioco con Gomez che serve Trombetta, poi Landri per Fabbo proprio, poi Stellato, giro palla, Fabbo si butta nello spazio, Fabbo serve De Somma ma perde la sfera, poi la recupera, subisce anche fallo, 9 metri. De Somma serve poi Landri, ora ancora Fabbo per Erika De Somma, Gomez, servizio per Giulia Fabbo, Giulia Fabbo, fallo subito dalla numero 23 della Iomi. Ancora 9 metri, passivo, si alza il braccio degli arbitri, prova la conclusione Fabbo ma la sbaglia, quindi cambia di possesso e riparte ora anche Casalgrande con Bertolani. Bertolani, il fallo, il fischio degli arbitri, il 9 metri. Quando mancano 4 minuti e 40 secondi alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi e la Casalgrande,
Casagrande che ora ci prova con la numero 18 Alessi Artoni, che subisce anche fallo, quindi 9 metri. Giro palla della formazione ospite della Casalgrande di coach Lassoli con Pranzo, Desire Pranzo. Poi la numero 18 Alessi Artoni, il servizio per la numero 14 Simona Artoni, fermata con un fallo, quindi ancora un 9 metri. La conclusione murata della numero 37 Bertolani, riparte in contropiede Giulia Fabbo che serve Gomez. Poi Trombetta, ancora una volta palla persa da Rita Trombetta, può ripartire in contropiede la formazione ospite. Poi Artoni, fallo in attacco fischiato dalla coppia arbitrale, quindi cambia di possesso, riparte la formazione padrona di casa con Gomez. Poi Rita Trombetta, tanto Casale ha preso il posto di Elisa Ferrari, quindi senza portiere ancora una volta l'Aiomi di coach Rupez. Ancora Giulia Fabbo, il servizio per Laura Casale, fermata con un fallo. 9 metri, Giulia Fabbo, servizio per Stellato. Poi il fallo ancora su Casale, il 9 metri, ancora giro palla dell'Aiomi con Gomez, Gomez per Trombetta, la conclusione, la rete di Rita Trombetta, 36-37-19, tanto un fallo dall'altra parte commesso da Casale su Bertolani, 9 metri, quando mancano 2 minuti e 30 alla fine del match. Aiomi e Casagrande, Casagrande si prova con la numero 37 Bertolani, ma ancora una volta le dice di no, e poi la traversa dice di no questa volta a De Somma. Cambio ancora di possesso, fallo commesso da Stellato che poi becca 2 minuti, ha colpito in pieno volto un po' John Betti, se non andiamo errati. Poi c'è il 2 minuti anche per la panchina ospite, diamo un po', sì, 2 minuti anche per la panchina ospite per le proteste, dopo il 2 minuti all'Aiomi, alla numero 3 Stellato, c'è anche il 2 minuti alla panchina della compagine di coach Lassoli. È stato proprio coach Lassoli a beccare il 2 minuti per aver protestato un po' troppo, e quindi c'è stato anche l'uomo in meno per Casalgrande, che ora manda in campo la numero 11 Melissa Lamberti al posto di Marta Savoca. Ora ci prova Artoni, ma Ferrari le dice di no, riparte Giulia Fabbo, Gomez, Fabbo, poi Landri che ha preso il posto di Ferrari, quindi ancora coach Rupez ordina l'uomo di me mezzo in più, Giulia Fabbo per Gomez, l'errore, quindi palla persa, riparte Casalgrande con la numero 15 Alice Rivi che serve Desire Pranzo. Poi Bertolani, fermata, poi Pranzo ancora recupera in qualche modo, giro palla, Desire Pranzo per la numero 18 Alessi Artoni, poi ancora una palla persa, poi recuperata in qualche modo, il fallo fischiato dagli arbitri, 9 metri per Casalgrande, un po' di confusione in questi frangenti finali del match. C'è l'Aiomi e la Casalgrande, Casalgrande che ora ci prova con la numero 18 Alessi Artoni, che serve Desire Pranzo, che però non tira, è finita sotto passivo la compagine della Casalgrande, che ora soffrisce da 9 metri, si alza il braccio degli arbitri, la conclusione tentata dalla numero 14 Simone Artoni, che però viene deviata da una giocatrice dell'Aiomi, quindi rimessa dalla linea d'angolo.
prova Bertolani, ma Ferrari le dice di no. Cambio di possesso con l'Iomi che riparte con Gomez. Ritorna in campo Valentina Lancia al posto di Elisa Ferrari. Poi rientra anche Ferrari. Fabbo commette fallo in attacco, quindi cambia di possesso. Ancora palla persa, poi finisce il match 37 a 19 per l'Iomi qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Casalgrande Padana. Da Alessandro Luciani è tutto, un cordiale saluto e appuntamento alle prossime gare interne dell'Iomi PDO Salerno.